Davide Mezzanotti, alla vigilia avevi chiesto ovviamente oltre alla vittoria anche miglioramenti sul piano del gioco. Oggi possiamo dire che la squadra ti ha accontentato in tutto e per tutto. Ma sì, mi ha accontentato, ma credo che devono essere contenti loro. Scusate, perché io non credo che sia mancato così tanto il gioco delle altre partite, sono onesto. Non siamo stati brillanti, questo è vero, però domenica scorsa il primo tempo abbiamo giocato sempre noi. De Ruta, che sembrava chissà che cosa, oggi ha preso qua Pistoiese. E noi siamo una squadra in crescita, questo penso che sia importante. Noi non siamo arrivati ancora, nel senso non siamo al nostro top, ci stiamo arrivando, e questo penso che sia la cosa fondamentale. Non dobbiamo fermarci e andare avanti. Ecco, oggi la squadra che ha iniziato subito a mettere sotto pressione la Pontevecchio, poi avete sbloccato il risultato sul rigore, è arrivato anche il 2-0 all'intervallo. Ecco, cosa ti è piaciuto in particolare della prestazione? Ma mi è piaciuto molto il piglio che ha avuto la squadra, e mi è piaciuto anche la manovra oggi, perché la squadra ha girato palla, ha avuto personalità, non si è mai fatta prendere tranne il momento, non si è fatta mai prendere dalla fretta, ha cercato di giocare, sono stati molto bravi, secondo me, i centrocampisti, col trequartista e la punta, a buttarsi negli spazi vuoti, quindi hanno giocato uno per l'altro. Credo che questo è il modo che a me piace di giocare a calcio, ritmo alto, il più possibile palla a terra, e poi grosse accelerate. Non sempre ci riusciamo, bisogna essere onesti, però quando ci riesci sono soddisfazioni. Ecco, oggi è messo in campo dall'inizio Dromela, ti chiedo cosa ti ha dato questo ragazzo rispetto anche a magari quello che era un po' mancato nelle settimane scorse a centrocampo, cosa può dare lui? Ma Dromela è stato bravissimo, è un giocatore importante per questa squadra, perché lui è un 94 per modo di dire, ormai sarà 3 anni che gioca. Fino adesso io dico sempre che la settimana per me è importante, perché vedo chi secondo me sta meglio. Quindi il Dromela aveva avuto meno spazio, però già domenica era entrato, vuol dire che stava crescendo, no, molto. È stato un giocatore che secondo me oggi ha fatto veramente un'ottima partita, ma come hanno fatto tutti gli altri. Quindi quando giochi bene e ti dai una mano, giochi da squadra, allora tutti quanti si esaltano nella partita. E oggi è stato questo. Il Dromela è un giocatore come tutti gli altri, del resto, che dovranno essere importantissimi per questo campionato, per il nostro campionato. Ecco, una prestazione così convincente, cosa può dare alla squadra anche guardando al futuro? No, tu avevi detto la settimana prima, dopo il derby contro il Sassuolo, che era stata pesante. Questa settimana a cui siete arrivati a questa partita, come state? Ti chiedo adesso, dopo questa vittoria, sicuramente potrete lavorare con grande tranquillità. Deve dare convinzione. Perché noi dobbiamo essere una squadra che va in campo per vincere e cercando di fare sempre il massimo. Sempre il massimo non vuol dire per forza giocare bene, vuol dire magari certe volte difendersi, certe volte attaccare alti, però deve essere una squadra che ha convinzione nei propri mezzi, perché sono tanti, e deve farci capire queste partite, ma anche la partita di domenica ci deve far capire che, nonostante che in secondo tempo non siamo stati brillanti, non abbiamo mai rischiato. Quindi in tutti i reparti noi abbiamo, no, consistenza. Questa consistenza va portata là dentro, ma io li vedo in settimana. In settimana vedo una squadra volenterosa, che ascolta, che ha voglia, che fa quello che uno gli dice. Non ci riusciamo sempre, ma non siamo dei robot, ma sicuramente ci mettiamo l'anima. Adnan Essoussi, un gol, il sesto in stagione, un rigore procurato, un palo, un'altra prestazione fantastica per te, soprattutto la vittoria dell'Arezzo, una prestazione convincente. Siamo contenti, siamo molto contenti, ce la meritavamo. Domenica abbiamo vinto con un po' di sofferenza, oggi forse abbiamo convinto un po' di più, però la squadra, il carattere l'ha sempre avuto, abbiamo sempre cercato di fare la nostra partita. Adesso domani ripartiamo con un po' di entusiasmo. Ecco, sull'episodio del rigore, ecco, tu che sei stato protagonista lì, com'è andata? Il rigore, il portiere mi ha toccato, dopo secondo me non ha avuto il coraggio di buttarlo fuori, però noi pensiamo al risultato positivo, abbiamo vinto in un campo difficile, perché questo sarà sicuramente un campo più difficile per tutti, andiamo avanti. Ecco, lasciate il rigore a Martinez, l'avete deciso sul momento, era una cosa concordata prima? No, non gliel'ho lasciato, siamo tutti bravi, dai, tira uno, tira l'altro, è uguale. Ecco, adesso questa vittoria a mezzanotte, hai detto prima, sicuramente serve per dare convinzione alla squadra. Ecco, tu personalmente cosa ti porti a casa dopo questo pomeriggio? No, porto a casa che domani sicuramente lavoriamo con più entusiasmo, siamo più carichi, perché la consapevolezza di essere forti c'è sempre stata. Forse
si è andata un po' incrinando perché come domenica scorsa abbiamo avuto forse paura un po' di vincere, però oggi abbiamo fatto un passo in avanti secondo me. Orazio Martini, se partiamo dagli episodi, c'è il presidente della Pontevecchio che è un po' arrabbiato, insomma, contesta il rigore dell'1-0, la gestione dei cartellini, l'assistente, tu dal campo come l'hai visto? No, io penso che la squadra nostra ha fatto una gran prestazione, noi cerchiamo di guardare il nostro lavoro, perché oggi ci voleva una vittoria, bueno, è stata così, abbiamo fatto una gran prestazione, quindi mi dispiace per loro. Il suo sito l'ha fatto tirare il rigore dell'1-0, era una cosa programmata o deciso lì sul campo? Sì, in settimana mi aveva detto lui, mi aveva detto che lo aveva sognato e che io del rigore facevo gol, quindi mi aveva detto sì, è stato un rigore, lo calci te, quindi vabbè, è andata bene, ho fatto gol e sto contento. Ed è il primo gol che segni in questa stagione, cosa hai pensato quando hai messo la palla lì sul dischetto? No, veramente per un attaccante è sempre bello fare gol, però mentre che la squadra vince uno cerca di lavorare per quello. Guardate, la settimana scorsa mi ha fatto giocare, ha fatto un lavoro più sporco, vabbè, questa volta mi ha toccato segnare, quindi sto contento. Senti Orazio, a che punto sei nella condizione? No? Tu hai avuto inizio di stagione tra la squalifica, poi l'infortunio, sicuramente hai saltato alcune partite, adesso a che punto sei fisicamente? No, bene, piano piano uno perde logicamente quando si ferma così, però è anche tornato a giocare con la Juniore per prendere minutaggio, adesso si vede che già fisicamente sto bene. Ecco, oggi abbiamo visto che l'intesa con Essussi è ancora cresciuta, no? A che punto sei anche con il tuo compagno? No, bene, Essussi è un gran giocatore, tanto come Invernisi, bueno, anche Cubilio, e piano piano giocando uno si intende meglio e si fa una gran prestazione. È la quarta partita che giochiamo insieme per squalifica o per cose così, quindi penso che alla fine stiamo lavorando bene. Ha subito qualche critica, soprattutto dopo il 2-0 di Sansepolcro, però quella di oggi è la quarta vittoria nelle ultime 5 partite, ti chiedo quanto può crescere ancora questa squadra anche guardando la classifica? No, noi lavoriamo desde lunedì per arrivare la domenica lo migliore possibile, si sa che questa squadra ha un obiettivo, lo sanno tutti, quindi quando la squadra non vince o gioca male la gente si incassa, è normale, però alla fine penso che noi cerchiamo di fare un bel lavoro per arrivare in punta il 5 di maggio.